Questa volta vedremo come gestire i font all'interno di Canva. Dalla nostra pagina iniziale di Canva vado a prendere ad esempio un progetto come volantino. Una volta che ho la pagina vuota, all'interno del progetto posso inserire del testo. Vado nella sezione testo e qua trovo già delle impostazioni. Praticamente aggiungi un'intestazione, aggiungi un sottotitolo e aggiungi il corpo del testo. Allora, in questo momento aggiungo il corpo del testo. Mi compare questa casella di testo dove io all'interno posso inserire il mio testo. Adesso ne avevo un po' in memoria, preso dal sito del Motti per la presentazione del nuovo liceo e l'ho incollata all'interno della casella. Questa casella di testo me la posso personalizzare a piacimento e anche spostare dove voglio io. Ovviamente devo mettere un titolo, quindi aggiungo un'intestazione. Liceo Motti. Questa intestazione me la vado a portare in alto e poi un sottotitolo. Come se stessi facendo un articolo di un giornale. Nuovo indirizzo al Motti. Bene, adesso in questo momento è tutto disorganizzato, devo un attimino personalizzare questo articolo. Allora, per prima cosa vado sul testo e nei comandi che mi compaiono qua in alto posso decidere di selezionare un tipo di carattere, qualsiasi carattere voglio. Io ce ne sono veramente tantissimi e se uno li vuole controllare tutti perderebbe un sacco di tempo, quindi bisogna andare su un carattere specifico e subito per evitare di perdere tempo. Penso, scelgo questo, va bene, mi sta bene. Stringo un pochettino l'articolo, vedete che l'articolo è andato fuori dalla pagina, in qualche modo adesso lo devo fare rientrare questo articolo. Liceo Motti è troppo grande, quindi lo diminuisco da questa finestra i punti del carattere, oppure posso allargare e stringere direttamente la casella di testo che contiene la scritta. Diminuiamo ancora un po', bene, così, e lo metto in questa posizione. Vedete quella riga verticale tratteggiata? Quella mi sta a indicare che sono praticamente centrato rispetto al corpo del testo, questo qua, e non il sottotitolo per centrarlo. Ecco, in questo momento sono tutti e tre sulla stessa linea, centrati sulla stessa linea. Ovviamente anche questo lo diminuisco per farlo arrivare su una sola riga, ecco qua. Quindi a questo punto questo lo posso alzare. Ma ancora non ci entra, quindi dove posso intervenire? Posso intervenire nella dimensione del testo, ecco, vedete come si accorcia, oppure potrei anche intervenire sulla spaziatura. Se io clicco sulla spaziatura, la finestra che mi compare qua mi dice che posso aumentare o diminuire la spaziatura tra ogni singola lettera e quindi ovviamente ne risente tutta la casella di testo. Infatti, se io aumento la spaziatura, il testo la casella di testo aumenta. Se io restringo sotto lo 0 la spaziatura, la casella di testo si rimpicciolisce. Attenzione, non diminuisce la grandezza del carattere, ma diminuisce la spaziatura. Ecco, c'è lo zoom. Andiamo di nuovo in questa posizione, quindi vedete, diminuisce appunto che diventa illeggibile, oppure aumenta la spaziatura tra le lettere e quindi aumenta anche la casella di testo. Io lo lascio a 0. Oppure possiamo intervenire sulla spaziatura delle righe. Quindi se io diminuisco la spaziatura delle righe, vedete le righe si accorciano, diventano sempre una più vicina alle altre e la casella di testo si rimpicciolisce. Questo è molto importante quando noi, questi due comandi sono molto importanti quando noi dobbiamo far rientrare un testo in un determinato spazio e abbiamo qualche problema. Ad esempio in questo caso io vado di nuovo in posizione e mi accorcio un attimino la spaziatura delle righe in modo da dare un po' di spazio sul bordo finale del documento. Poi abbiamo blocca casella di testo dall'alto, blocca casella di testo al centro e blocca casella di testo
in basso. Cosa vuol dire? Al momento è selezionato blocca casella di testo in alto, quindi io operando su questi comandi, questo punto in alto rimarrà sempre fisso e varierà il punto in basso. Se io viceversa blocco la casella di testo dal basso e vario questo, la casella di testo si alza e al basso è bloccata. Stessa cosa qua, si alza, si sposta in alto e in basso, al centro rimane vincolata. Rimettiamo le cose come erano precedentemente. Benissimo. Abbiamo anche dei caratteri particolari, per esempio quando noi andiamo sul liceo Moro e posso anche inserire un carattere di questo tipo, che sono dei caratteri già preformattati. Per esempio, se vorrei inserire questo carattere, io non lo posso selezionare per la scritta che già c'è, però cliccando mi compare sul mio documento la scritta in questo formato. Allora io, questa scritta, attenzione, sono formate da due caselle di testo. A me interessa ad esempio la sola casella di testo verde, quindi clicco su quella gialla, questa gialla, faccio cance sulla tastiera e mi rimane soltanto questo. E all'interno scrivo Liceo Motti. A questo punto, come ho fatto prima, diminuisco il carattere perché è molto grande rispetto all'articolo che sto creando. Questa non mi interessa più e mi vado a mettere questa qua in alto di una dimensione opportuna. Ecco, direi che così va bene. Posso restringere anche la casella di testo se mi dà fastidio con gli altri componenti del foglio. Dopodiché clicco con i tasti cursori, faccio uno spostamento fine. Ecco qua. Benissimo. Liceo Motti, anche questa posso cambiarla. Se non voglio cambiarla da qua, mi vado a prendere, per esempio, voglio uno stile calligrafico. Ecco qua. Per esempio, vado qua e mi cambia lo stile del mio testo. Tornando al corpo, posso allinearlo. Ovviamente posso cambiare colore. Una volta lui mi propone dei colori predefiniti, basta cliccare e mi cambia il colore, vedete? Oppure se io voglio un colore particolare, clicco su questo pulsante e mi compaiono tutti i 16 milioni e rotti di colori. Oppure ancora posso pigliare il contagocce e mi vado a selezionare un colore particolare. Per esempio lo voglio di questo verde, allora basta andare sul verde e cliccare sul verde. E il testo verrà dello stesso colore del verde che c'è nella scritta Liceo Mora. Adesso lo riporto nero perché si vede male. Poi lo posso fare grassetto, lo posso fare corsivo, lo posso fare sottolineato. Alcuni caratteri non permettono di mettere, per esempio, grassetto e corsivo, questo ci permette di farlo. Posso metterlo barrato, posso trasformarlo tutto da minuscolo in maiuscolo e viceversa. Questo è l'allineamento, al momento è centrale, sinistro, giustificato. Ovviamente vedete cosa succede, va a finire sul bordo della pagina, cosa che non mi piace, quindi io mi sposto questo in questa posizione per dare un po' di spazio al bordo della pagina. Ok, dopodiché questo serve per inserire un elenco puntato, lo faccio vedere un attimino, copio e incollo, ho fatto Ctrl C, Ctrl V e mi sono copiato il mio blocco di testo. Me lo cancello e qua inserisco l'elenco puntato. 1, invio un po' come funziona su Word e quindi posso inserire il mio elenco puntato. A questo punto lo tolgo il mio elenco puntato. Ok. Questa era l'interlinea spazzatura, l'abbiamo fatta. Inoltre, se il nostro documento va sul web, se va su carta, è inutile andare a mettere degli effetti, però se va sul web è anche carino inserire qualche effetto particolare che troviamo, in questa sezione, quindi cliccando su effetti, per esempio la sfocatura, lo sfondo, oppure, il contorno del testo, possiamo definire lo spessore del contorno del testo, possiamo metterlo di tipo neon, glitch, eco, eccetera, eccetera. Anche lo sfondo possiamo mettere, attenzione, definendo la rotondità dello sfondo, vedete? La trasparenza, ovviamente, e anche il colore dello sfondo. Ecco, in questo momento ho messo la scritta tondeggiante, che posso ovviamente allargare e stringere. È come se
gira come un cerchio, quindi io dal bordo in basso cambio il raggio e quindi cambia anche la curvatura del testo. La direzione però dell'ombra, perché qua ho scelto il gli, del glitch, perché ho scelto il glitch, si vede poco, vedete quel colore rosa, un po' rosa, vediamo se riesco a farlo vedere qua, forse sì. Questo offset mi fa vedere quanto deve essere, mettiamolo nero che è meglio. Ok, adesso si vede benissimo. Vedete, c'è quello sfondo nero che dà un effetto di rilievo al testo. Da qua posso ovviamente aumentare l'offset che c'è tra il testo e l'ombra sotto. Posso modificare la direzione dell'ombra. Posso aumentare la sfocatura o farla netta e anche la trasparenza dell'ombra stessa. Qua praticamente ho tolto tutta la trasparenza. E quindi questo ci permette di personalizzare lo stile che noi abbiamo scelto. E ovviamente gli effetti, se io devo fare un articolo cartaceo non ha senso, però se questo articolo deve andare sul che ne so, su un sito web potrebbe anche essere grazioso. Stessa cosa per le animazioni. Io posso inserire delle animazioni all'interno del mio testo, però su un documento testuale non servono, perché poi il documento testuale viene stampato, è inutile mettere animazioni, però su un sito web o su un documento web la cosa potrebbe essere utile. Quindi effetti, poi posso mettere delle animazioni nel testo, stesso discorso di prima, e la posizione praticamente è, guardate, io ho selezionato Liceo Motti, gli dico in alto, se ne va in alto, a sinistra va a sinistra, centro rispetto all'orizzontale e centro rispetto al verticale, basso, destra. Ancora la trasparenza, posso decidere di mettere il testo in trasparenza, ok? E l'ultima copia stile, se io ho un altro tipo di carattere e voglio applicare lo stesso stile, mi copio lo stile da questo carattere e lo vado a incollare nell'altro carattere, quindi ottengo la seconda casella di testo con lo stesso stile che ho qua. Ovviamente nel mio documento posso inserire qua a destra anche delle immagini, che ne so, per così alla parvenza di un articolo giornalistico. Sono uscito di nuovo troppo in basso, quindi come facevo prima vado nella spaziatura delle lettere o delle righe, diminuisco un poco e risalgo. Questo è molto importante, ve l'ho detto, per far rientrare il testo nella posizione che vogliamo noi. Qua lo metto centrato, perfetto, avete visto, c'è la riga, sempre quella riga, e poi mi vado a prendere un'immagine, che ne so, vado su qua sulla tastiera faccio Shift tasto Windows S e quindi posso andare a catturare la parte che voglio io dello schermo. Ad esempio, mi interessa questa. La catturo, benissimo, è stata catturata e è stata messa nella cartella all'interno di una cartella che si chiama, faccio caricamenti, carica file, vado dove ho detto prima, quindi vado su questo PC utenti, il mio nome e immagini, screenshot, dov'è? Eccolo qua, vado in basso, carico l'immagine, attendo un attimino, la inserisco, la ridimensiono come voglio io da un angolo e la vado a inserire qua. L'immagine ovviamente, vedete che già inizia a sembrare un articolo di giornale vero e proprio. Da qua praticamente rimpicciolisco la mia immagine in modo proporzionale rispetto all'asse X e all'asse Y. Da qua invece taglio la mia immagine da queste maniglie laterali. Vedete, se io voglio solo la testa, la taglio fin qua. Ovviamente in questo caso no, la voglio tutta, così, e la lascio in questo modo. Ovviamente posso inserire testo, vado a inserire aggiungi corpo testo, questo me lo porto sotto e metto una didascalia, la diminuisco, ecco, Liceo Motti.
ad esempio, e così via. Posso mettere un contorno alla mia immagine. Come posso fare? La cosa più semplice è andare in elementi, mi piglio una forma, eccola qua, la forma, la vado a posizionare nel punto dove deve comparire, ecco, supponiamo che il contorno deve essere questo, il contorno lo scelgo da qua, quindi una linea continua. Da qua scelgo anche lo spessore, mi sta bene 4, e se voglio fare gli angoli arrotondati, mi sta bene angoli, vabbè, facciamolo un po' arrotondati, vedete che si arrotondano benissimo. Però che cosa devo fare? Devo andare sul testo, cioè sul colore della parte interna, e gli devo dire che non voglio nessun colore. Ecco, a quel punto praticamente il PC la sposto un attimino in alto, ecco. Il PC mi visualizza solo ed esclusivamente la parte del bordo, che ovviamente posso cambiare colore in qualsiasi momento cliccando qua e facendo per esempio un bordo rosso. Ovviamente ci sono altri metodi per mettere il bordo, a volte nelle immagini mettendo un bordo non viene così all'esterno perché non ha lo sfondo l'immagine, quindi posso fare in questo modo, oppure avrei potuto fare in questo modo, inserendo una forma, la vado a rendere bianca, la vado a rendere bianca, gli metto il bordo continuo e il colore nero, ok, la ingrandisco, un attimo che tolgo questo bordo, che non mi serve più, la ingrandisco, la porto qua, ecco qua, clicco col destro. Anzi, scusate, la porto qua, cioè si vede o non si vede l'immagine di sotto, clicco sull'immagine di sotto, mi dovrebbe comparire qua livelli, gli dico sposta in avanti e praticamente mi sposta il livello dell'immagine al di sopra del livello dello sfondo, quindi il livello dello sfondo è sotto, quindi io basta che a questo punto alzo il mio sfondo così. E ottengo lo stesso risultato che ho ottenuto prima senza togliere lo sfondo bianco. Lo sfondo bianco non si vede perché è sfondo bianco su sfondo bianco. Credo di aver finito tutto quanto riguarda i file di testo. Ovviamente poi questa la cestino non mi serve più, in qualche modo devo poterla selezionare. Ecco qua per esempio c'è un problema di selezione di questo bordo rosso perché ha un livello inferiore rispetto a questa scritta. Mi sposto la scritta, vado qua, cancello con il tasto cance della tastiera e mi risposto la scritta qua. Ovviamente qua posso mettere un altro articolo o la continuazione di quest'articolo se non mi finiva. Per esempio Ctrl C, Ctrl V, mi copio questo, Ctrl C, Ctrl V, perfetto, me lo metto qua, lo restringo. Ovviamente deve essere un po' meno perché i miracoli non si possono fare. Ecco qua, punto. E quindi ho finito il mio articolo con l'immaginetta. A questo punto ovviamente questo ha più senso che stia al centro della pagina e anche il sottotitolo. Finito.